Ad un certo punto tutto, sì. Perché mi ero nascosta dietro maschere e atteggiamenti che poi non erano miei e non mi appartenevano. Certo. Quando ti rendi conto di questo, capisci che mancano i pezzi del... E tu non riesci comunque a dire, voglio dire... È passato, il passato è passato. No, non questo, il passato è passato, che non è colpa tua. Questo è fondamentale, cioè voglio dire, se il tuo problema è quello di colpevolizzarti... Sì. Non puoi colpevolizzarti per un qualcosa che certo, di cui che non ho assolutamente dipende da te, nessuna colpa. No? Però cioè, psicologicamente, tu dici a te stessa se non sono stata amata è perché non valgo. E questo è un atteggiamento, esattamente, questo è abbastanza matematico, certo. Quasi. E non sei riuscita a dimostrare il contrario? Di essere amata a volte sì, perché a lo volte meriti, sì. A volte no? Sì, ci riesco, a volte no. E quindi riesci a compensare un po'. Sì. Un pochino. Un pochino. Senti, studi interrotti, no? Sì, la pittura ripresi. Pittura abbandonata. Sì. Hai la sensazione di aver tradito un po' i tuoi talenti, un po' le tue capacità? Sì. Assolutamente, ecco. Sì. Infatti per questo il motivo di prima sono molto arrabbiata con me stessa, proprio perché la mia mancanza di costanza che mi porterebbe secondo me a raggiungere dei risultati molto soddisfacenti. Che ti piace fare tante cose però non riesci a portarne una. No, adesso per esempio ho ripreso gli studi, voglio iscrivermi all'università e chissà se ce la farò adesso. Sì, certo che ce la farai. Dai. Devi partire già con... Già il mio docente universitario che era tutto fiero di me e sta già cambiando idea. Senti, questa paura di andare fino in fondo alle cose è una paura di quelle cose oppure è una paura di te stessa? Forse una paura di me stessa, è una paura della noia, mi annoio facilmente, cioè proprio la noia forse in realtà è la mia nemica numero uno ed è brutto quello che dico perché non riesco, allo stesso tempo sono una persona che sa apprezzare moltissimo la vita e mi rendo conto che ogni giorno è regalato perché non si sa mai quello che può accadere. Poi essendo comunque una persona semplice non riesco a trarre soddisfazione e felicità talvolta da cose proprio piccolissime, che poi l'essenza della vita è quella. Certo. Per contro mi capita il contrario, quindi... Tu ti annoi, Franca? Mai, infatti mi chiedevo... Dato che fai tu? Un tipo di vita così frenetica. Vi fate un'invidia, ragazzi. Dove trovi il tempo di avere noia? Fai una vita, aspetta, però forse chiami noi qualcosa che non è la noia. Adesso non voglio fare il... No, a me vengono questi momenti, non lo so, mi vengono questi momenti dove vedo tutto... Forse così. Sei depressa, non è noia, è depressione. No, ogni volta che subentra la depressione arriva anche la noia. Cioè non riesci... uno può essere depresso per svariati motivi, molto spesso me li invento, me li creo con la testa, anzi perché non ho nessun motivo per essere depressa, però... E poi mi arriva questa noia. E ci metti così e aspetti, no, reagisci. Reagisco assolutamente, non riesco a star ferma. Però ecco, c'è un momento che devo superarla, devo combatterla, è molto veloce, mi costa fatica comunque. Che cos'è che ti costa più fatica realizzare o fare? Costringerti a fare delle cose che non hai voglia oppure quelle sono... assolutamente. Però una volta che le hai fatte... Poi sono contenta e sei soddisfatta. Contenta. E allora come ti premi? Quando torno a casa con la minestrina. premio un po' strano. Vicino alla minestrina sono dei pacchettini anche, no? Perché la gioielleria e la profumeria e la minestrina, insomma, voglio dire. Sì. Intanto devo evitare la strada delle gioiellerie perché mi Senti, fermo. Il più bel regalo che ti sei fatta è una cosa materiale oppure una cosa dentro di te, una conquista dentro di te? Ma il più bel regalo che mi sono fatta, sicuramente più importante sono le conquiste che ho fatto nella mia vita. Riuscire a frequentare un certo tipo di persone che mi piacciono veramente molto, e riuscire a esprimermi come voglio, talvolta, perché non sempre ci riesco. Senti, sono più difficili i no o i sì? I no. I no. Perché no, i no sono. Ma anche il sì, perché poi il sì ti impegna, perché tu dici ma sì, sì sai, è facile, una cosa mi piace o non mi piace, sì.
Dipende, non so. Insomma, no. Di primo istinto mi è venuto no. Da dire no. Perché? Poi, perché non vuoi ferire, perché esatto, molta hai paura di far male alle male. Persone, sì. Questa è una cosa che mi... Piuttosto di far male a una persona, mi capita spesso di far male a me stessa. Certo, certo. E questo non è molto... Forse bisognerebbe imparare a dire di no con una gentilezza, con dei sorrisi, con... No, io... difficile. È difficile. I famosi se... mezzi termini. Non sono mezzi termini, una gentile diplomazia o una protezione per se stessi, un volersi bene. Ma quando uno è così o bianco o nero come lei è difficile. È un disastro. Senti Sabrina, hai detto rispetto alle persone del mio ambiente mi sento un pesce fuor d'acqua. In che senso? Cioè ti senti diversa rispetto alle persone del tuo ambiente o che fanno la tua professione perché tu rispetto a loro che cosa hai o non hai? Ma io credo di essere una, allora, nella mia vita quando ero piccola per esempio, ero una bambina timida che stava ad osservare, sì. Al contrario di tutte le mie colleghe che invece raccontano, no, io facevo lo spettacolino a scuola ed ero strafelice di mostrarmi davanti ai bambini, certo. Io ero timidissima, io ho questo episodio, mentre facevo... la comunione, sì. Anzi proprio quel giorno dovevo, la suora disse, il giorno prima anzi sì. Disse, bambine una di voi deve leggere questa cosa lunghissima, tutte io, e io dentro di me, speriamo che non lo chieda a me, speriamo che... Sono andata, toccata a me, una, è stata una... emozione terribile e quindi sono una che è più portata ad osservare anche se poi uno dice ma come tu non sei esibizionista dal momento che fai questo lavoro sei esibizionista però in realtà non tanto, più di tanto rispetto forse, alle mie colleghe sì, no. Un po' hai detto un pesce fuor d'acqua quindi evidentemente ma non mi ricordo, hai... un pesce fuor d'acqua così, ma non so, vabbè, boh, capita ma non hai amiche fra no, nell'ambiente, nell'ambiente ne ho qualche d'una certo, però vedo, sono molto diverse da me, sono molto più intraprendenti, io non lo sono poi particolarmente. No, lo so, io mi ricordo la prima volta che sei venuta a dare, tremavi. Vedi, no, ma lo faccio ancora adesso. Mi impressionò. Questa però è una cosa che mi è comune a Elle, perché tutte e due siamo, è vero, ci agitiamo. Prima eravamo agitatissima, infatti, quindi è una cosa, non è una bugia che dico. No, è vero. No, no, ma mi capita anche adesso. Sei dolcissima anche per questo. Senti, le tue amiche dicono che sei molto fredda, che hai paura dei gesti affettuosi, degli abbracci, delle tenerezze, sì, che sì. Sei gelida in certi momenti. Sì, è vero. Ecco, non dai questa sensazione, dai la sensazione di essere una persona che anzi ha bisogno di abbracciare. Invece no. Come non mai? So. Come, non sai spiegare. Ti dà fastidio? Un po' sì. Stranamente sì, a meno che non ci siano dei momenti particolari, dove, ma non sono una che... Non ti piace andare? No. Ma neanche con il mio fidanzato sono così. A me le carezze, per esempio, danno fastidio, è una cosa normale. E questo povero fidanzato... Infatti, dice che sono l'unica donna sulla terra. Dice che sono l'unica donna sulla terra, che è proprio strana. Ma io sono fatta così. Ma ti vergogni? Sei timida? No, mi danno proprio fastidio. Di pelle, proprio. Mi dà proprio fastidio le carezze, proprio una cosa... Ma no, ho dei momenti dove sono dolce. Io sono molto dolce poi, al primo ma in altri proprio... sono fatta così, che ci Vabbè, sei fatta fare. Così. Senti, parliamo di questo tuo nuovo disco, poi fra poco vedremo anche un pezzettino del come si chiama, del videoclip. Si chiama Flowers Broken, sì. Giusto? E poi il pezzo che vedremo si intitola I Love You. Sì. E tu parli e presenti questo video come dance corporea, è così? Sì. Che cosa significa? Ma nel senso, cosa? Dance che puoi ballare, che è gioia per il fisico, energia, solarità, questo. Allora, lo guardiamo insieme.